Gesù, vedendo la folla, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava così. Sono venuto a portare la buona novella ai poveri, ad annunciare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a restituire la libertà agli oppressi, a fasciare le ferite del cuore. Apritevi dunque alla buona novella. Venite a me, voi che siete affaticati e sofferenti, e io vi darò ristoro. Il figlio dell'uomo è venuto a prendere su di sé i peccati del mondo. Il regno dei cieli, sappiate, è vicino. Rabin, tu dici e fai cose che solamente Dio può fare. Per esempio, Rabin, chi ti dà l'autorità di rimettere i peccati? È più facile per voi rimettere i peccati oppure ordinare a uno storpio alzati e cammina. Non siate ciechi davanti alla verità. Il figlio dell'uomo può perdonare i peccati. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato di vedere ciò che voi vedete e sentire ciò che voi sentite. Tu dici, il regno dei cieli è vicino. Allora, quando verrà? Il regno dei cieli è già qui, in mezzo a voi. Pentitevi, siate pronti. Non accumulate tesori sulla terra perché le tarme e la ruggine li divorano. Accumulate tesori in cielo perché è là dove sarà il vostro cuore. Non praticate opere buone davanti agli uomini per essere ammirati dagli altri, e se fate l'elemosina, non sappia la mano sinistra quello che fa la mano destra. Maestro, maestro, come devo pregare? Quando pregate, siate umili. Non state ritti nelle sinagoghe o negli angoli delle piazze per essere ammirati dagli uomini. Pregate nel chiuso delle vostre case, nel segreto dei vostri cuori, perché è là che Dio vi ascolterà. È là che sarà la vostra ricompensa. Gesù, allora insegnaci a pregare. Quando pregate, non dite mai ciò che volete perché Dio lo sa. Dite semplicemente: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il nome tuo. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Rabin, Rabin, che cosa devo fare per guadagnare la vita eterna? Vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Devo vendere ogni cosa, tutto quello che ho accumulato. Non puoi seguire due padroni, Dio e il denaro. O amerai uno e odierai l'altro, o disprezzerai l'uno e preferirai l'altro. È più facile che un cammello passi nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. E tu vedi la pagliuzza negli occhi del prossimo e non vedi la trave nei tuoi occhi. Non giudicate e non sarete giudicati. Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi fanno del male e se qualcuno vi percuote la guancia, porgete l'altra guancia. A chi vi ruba il mantello, date anche la tunica. Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Perdonate e sarete perdonati. Maestro, che cosa devo fare per entrare nelle grazie del Signore? Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero nudo e mi avete vestito.
Ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa. Ero prigioniero e mi avete visitato. Ero infermo e mi avete curato. Il Padre mio che è nei cieli vi dirà: ogni volta che lo avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Rabin, come posso perdonare chi mi fa del male? Io che faccio sempre del bene. Siate umili. Siate semplici e sarete beati. In verità vi dico, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Gioite e rallegratevi, perché grande sarà la vostra ricompensa nel regno dei cieli. E ora io vi dico: chi avrà fede in me non morirà mai e vivrà in eterno. Si avvicinava la festa degli azimi, detta la Pasqua, e Gesù, sapendo che erano le sue ultime ore sulla terra, si preparò a santificare la festa. Per l'ultima volta rimase fra i suoi discepoli, li radunò tutti e 12. Siamo felici di passare la Pasqua con te. Ed io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che sono venuto al mondo. Resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potrete seguirmi. Maestro, ovunque tu vada, io ti seguirò. La mia vita è tua e appartiene a te. Pietro, stanotte stessa, prima che il gallo canti due volte, tu avrai negato tre volte perfino di conoscermi. No, maestro, mai, lo vedrai, non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede, il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Se perderai la fiducia negli altri, vedrai che io non ti abbandoneremo mai. No, Pietro, io ho pregato per te e quando ti sarai riavuto, dovrai tu a tua volta ridare la forza ai tuoi fratelli. In verità vi dico che uno di voi stanotte mi tradirà. No, mai. Questo mai, mio signore. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse io? Quello che intingerà il pane nella scodella insieme con me. Sarà lui a tradirmi. Quello
quello che devi fare, Giuda. Fallo presto. Ma dove va? Non lo so. Benedetto tu sia, o Signore nostro Dio. Benedetto tu sia il suo nome. Che ci hai benedetti con le tue leggi e procurato il pane della terra. Per voi da ora questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiatene. Ecco, questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me. D'ora in avanti questo calice non sarà solo memoriale e sacramento del patto che Dio suggellò con i nostri padri. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini. Io non tornerò con voi a bere il frutto della vita, finché non sarò entrato nel regno di mio padre e lo berremo insieme. E ora vi lascio un nuovo comandamento, che vi amiate l'un l'altro come vi ho amato io. Non c'è amore più grande di questo dare la vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. Padre, l'ora è arrivata. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Conservino il tuo nome benedetto quelli che mi hai affidato, ma non soltanto loro. Proteggi tutti quelli che avranno dei demoni. Attraverso loro io sono la via, la verità e la vita. Gesù si avvicinò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e si allontanò a pregare. Cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: «L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Papà, padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dormite ormai e riposate. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi. Andiamo. Colui che mi tradisce si avvicina. Quello che bacerò è lui. Arrestatelo. Salve, Rabbi. Amico,
con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Arrestatelo! Maledetto! Allora tutti i discepoli, abbandonatelo, fuggirono. Le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero al sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano già riuniti gli scribi e gli anziani che cercavano una testimonianza contro di lui per metterlo a morte. Condussero dunque Gesù dalla casa di Caifa al pretorio di Pilato. Pilato volle interrogare egli stesso Gesù perché sapeva bene che lo avevano consegnato a lui per invidia. Qual è l'accusa che il vostro consiglio formula contro quest'uomo? Procuratore, secondo il nostro giudizio, quest'uomo, Gesù di Nazareth, è un bestemmiatore. Sobbilla il nostro popolo, impedisce di dare i contributi a Cesare e, cosa più grave, afferma di essere re dei giudei. Dunque, vi accusano di essere un bestemmiatore, un sobbillatore. Cos'hai da dire in tua difesa? Parla, di qualcosa, proclama la tua innocenza. Lo sai che io ho il potere di farti liberare o farti crocifiggere. Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato da chi sta più in alto di te. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa ancora più grande della tua. Tu saresti un re. Dov'è il tuo regno? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori non avrebbero esitato a combattere per cercare di liberarmi. Il mio regno non è terreno, non è di qua giù. Davvero tu sei re dei giudei? Io lo sono e sono venuto a testimoniare la verità. Chiunque cerchi la verità, ascolti la mia voce. Qual è la verità? C'è solamente una verità ed essa viene da Dio. Io sono la verità. Ma quest'uomo è un sognatore. Soldate, portatelo via, fatelo frustare, ricordo della giustizia romana, e dopo lo rilascerò, perché non ha commesso nessuna colpa. Procuratore, se noi potessimo applicare la nostra legge e la punizione che la legge di Mosè prevede per chi bestemmia, il Nazareno dovrebbe essere condannato a morte. Capisco. Non puoi lasciarlo libero, è pericoloso. Spinge la gente ad odiare il padre e la madre e dice che bisogna perdonare i ladri e gli assassini. E questo mi sembra un crimine. Un reato anche per la legge di Roma. Certo. Chiunque si proclami re si mette contro Cesare. Procuratore, se liberi costui, potranno dire che non sei amico di Cesare. Riflettici. Qui è nostra usanza che per la festa di Pasqua il popolo può scegliere di liberare un prigioniero. Ecco la mia decisione. Sarà il popolo a decidere se il Nazareno dovrà essere condannato o liberato. Soldati, portatemi Barabba l'assassino.
all'alto della sua umanità e benevolenza, il nostro imperatore ha stabilito che l'usanza di liberare un prigioniero già condannato a morte sia mantenuta in vigore. Per onorare la vostra Pasqua, abbiamo due prigionieri, uno Gesù di Nazareth, accusato di essersi proclamato re dei giudei, l'altro Barabba, accusato di ribellione e dell'uccisione di un soldato romano. Dunque, chi volete che sia liberato? Gesù di Nazareth o Barabba? Che farò dunque di quello che voi chiamate re dei giudei? Ma che male ha fatto costui? Io sono innocente del sangue di quest'uomo. Prendetelo voi e mettetelo in croce. E sia scritto: Gesù di Nazareth, colpevole di lesa maestà per essersi proclamato re dei giudei, è condannato a morte per crocifissione. Centurione, libera Barabba. Esegui il volere del popolo. Vita di Gesù tutto è simbolo, è insegnamento, è tutto realtà. Così come per la croce, della quale dobbiamo caricarci se vogliamo seguirlo, prima di vivere Lui. La croce è l'albero gioioso da cui prende vita la salvezza. Gesù l'ha caricata sulle sue spalle per i nostri peccati, per le nostre debolezze, si è addossato ai nostri dolori, è stato trafitto per le nostre colpe. A portare il legno del supplizio si era già addestrato a Nazareth, nella quotidiana fatica del lavoro, e poi andando per le città e i villaggi ad annunciare ai poveri il regno dei cieli, il suo regno. Il suo carico siamo noi, noi duri di cuore e lenti a capire, noi quando addossiamo agli altri il peso della nostra cattiva coscienza, quando davanti a ogni forma di povertà e a ogni grido di aiuto rimaniamo nella paralisi della nostra vita, del nostro disimpegno. Nessuno di noi avrebbe potuto colmare l'abisso scavato tra Dio e l'uomo dal peccato. Solo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, poteva farlo. E nessuno può vagamente sfiorare l'esperienza di sfacelo, di lacerazione, di tormento che questa sua carità per noi si è incarnata in Lui. Gesù si è fatto carico di tutti i mali di ciascuno di noi, esseri così piccoli e vulnerabili. E questo l'ha fatto in obbedienza al Padre suo che glielo ha chiesto, ma liberamente voluto, per amore per ognuno di noi, perché vuole che ciascuno di noi viva. Gesù sembra morire lungo la strada. Lui, che dopo l'inospitalità di Betlemme, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, l'opposizione dei parenti, l'abbandono dei suoi apostoli, l'ottusità e il misconoscimento di Israele, il popolo per cui era venuto nel mondo, sperimenta ora l'ultima discesa sulla terra. Gesù è congestionato dalla fatica, dalla febbre e dal caldo.
dagli urli della folla. Inciampa e cade dolorosamente per la prima volta sotto il peso della croce che lo schiaccia contro la terra. Il corpo insanguinato dalla flagellazione, il capo coronato di spine. Sembra non riuscire a rialzarsi. È stanco, è sfinito. La caduta di Gesù sotto la croce non è soltanto la caduta del Figlio di Dio già sofferente dalla flagellazione, ma corrisponde ai nostri peccati. Sono stati essi a decidere il peso della croce che egli porta sulle spalle. Sono stati i peccati, la superbia con cui vogliamo emanciparci da Dio a determinare la sua caduta. L'abbassamento di Gesù è il superamento della nostra superbia. Con il suo abbassamento ci fa rialzare e ci libera da queste colpe. Sua madre non si era mai staccata da lui. Anche quando a 30 anni aveva lasciato la casa per vivere la sua missione, lei lo seguiva attraverso la preghiera. Ma adesso era lì, perché sapeva che la vita del figlio si stava compiendo in quel modo orribile e straziante. Lei, che è stata la promessa per eccellenza per il figlio fin dall'inizio. Lei che è stata il gradino terreno sul quale il figlio ha potuto cominciare ad appoggiare i suoi piedi, riposare, sentirsi protetto e desiderato. Come può vedere il figlio lì a terra, pieno di ferite, rifiutato e disprezzato? Come può sopportare l'idea di morte del figlio? La croce di lui diventa di lei, l'umiliazione di lui è la sua, l'obbrobrio pubblico diviene quello di lei, è l'umano ordine delle cose. Così lo debbono sentire coloro che la circondano e così lo coglie il suo cuore. A te pure una spada trapasserà l'anima. Queste furono le parole dette quando Gesù aveva 40 giorni. E Maria va trafitta da questa invisibile spada verso il calvario di suo figlio, verso il proprio calvario. Simone di Cirene, chiamato a portare la croce, certamente non la voleva portare, aveva altro da fare, altri pensieri, ma lo costrinsero. Così capita anche a noi, immersi nelle nostre distrazioni, nelle nostre occupazioni, nelle nostre gioie o malinconie. Venivamo obbligati da alcuni fatti, magari inaspettati, ad accedere a uno sguardo sulla vita.
Il Cireneo camminava accanto al Cristo, sotto lo stesso peso. Gli prestava le sue spalle, quando le spalle del condannato sembravano troppo deboli. Gli era vicino, più vicino di Maria, più vicino di Giovanni, il quale, anche se uomo, non è stato chiamato per aiutarlo. Il Cireneo, senza saperlo, rivela una prospettiva decisiva per la storia dell'umanità. L'uomo non è solo spettatore della propria salvezza, ma è anche attore, alleato di Dio nella vicenda con cui egli prende sulle spalle le sorti di ognuno di noi. Inatteso, il barbaro rito si arresta per l'improvviso precipitarsi sulla scena di una donna. Anche gli operai del male, per un attimo, si sentono incapaci di agire. Gli occhi, la bocca non si riconoscono più. Il volto non ha più i lineamenti di un uomo. D'improvviso quella donna estrae dal suo vestito un candido lino e con esso avvolge il volto sfigurato di quell'uomo. Prima un leggero gesto, sfiorando quelle piaghe aperte e sanguinanti, poi una presa decisa per accogliere il frutto prezioso della redenzione, primizia di una salvezza che di lì a poco sarà totalmente compiuta. Delicatamente, infine, le dita femminili liberano quel viso dai segni dell'immane fatica, restituendogli anche solo per un istante le sembianze di una persona. Costretto a passare tra i sassi e il fango, Gesù, barcollando, inciampò nuovamente e cade rovinosamente a terra, con entrambi i ginocchi e la croce sulla schiena. Ma non è più il peso massacrante del patibolo a far cadere Gesù. L'identificazione con noi è totale, con i frutti della nostra disubbidienza a Dio, della nostra indifferenza verso Lui e verso i fratelli, della nostra ira, accidia, superbia, lussuria. La nostra natura incline a cadere, e Lui, totalmente uno di noi, accetta di cadere perché dice: io sono un verme, non un uomo, quindi neppure c'è uomo, ancor meno, ancor peggio. Il verme striscia attaccato alla terra, l'uomo invece, come re delle creature, vi cammina sopra. Il verme rode anche il legno, come il verme, il rimorso del peccato rode la coscienza dell'uomo. Rimorso per la seconda caduta. We'll be right back.
Il pensiero di Gesù è sempre rivolto a noi, alla nostra salvezza, al nostro bene. Anche in momenti come questi che sta vivendo, quando sarebbe sacrosanto pensare al proprio dolore innocente, al carico di sofferenze causatigli dall'uomo. Egli è tutto proiettato verso coloro che gli stanno attorno. Le donne pie sono chiamate al pentimento, al vero pentimento, al rimpianto, nella verità del male commesso. Gesù dice loro: non piangete per me, piangete su di voi e sui vostri figli. Non è un rimprovero, ma un invito al pentimento, una supplica al dono delle lacrime, quelle vere, le lacrime del rimorso, le lacrime che lavano non solo gli occhi, ma il cuore e la mente. Manca ormai poco alla cima del Calvario, al luogo appena fuori delle mura della città, dove era stato preparato lo spazio per la crocifissione. Un piccolo corteo segue il condannato. Tra loro la madre, Giovanni, la Maddalena, i soldati romani. Gesù cade ancora, sotto la croce. Cade su una terra dura. La guerra, l'odio, la prepotenza, ma l'abbraccia, entra dentro di essa come il seme di una nuova creazione. È proprio quello che accadrà nella discesa nelle tenebre, negli inferi, qui quasi misticamente anticipata, riflessione di ciò che stava per accadere. I soldati romani erano rapaci, si presero gioco di Gesù in modo indegno. Ora, mentre lo crocifiggono, si dividono le sue vesti, quelle vesti tessute da Maria, quelle vesti così ben fatte che appaiono indivisibili, tanto che i soldati tirano a sorte per ricevere gratuitamente e senza sforzo quello splendore di Dio, che non è più tale una volta allontanato dalla fonte. Gesù, tremante, spogliato e denudato davanti alla sua morte, nudo quando venne al mondo e con la sua nudità ha portato se stesso. Questo corpo spogliato compie la volontà del Padre con ogni piaga, con ogni brivido di dolore, con ogni muscolo strappato, con ogni rivolo di sangue che scorre, con tutta la stanchezza delle braccia, con le ammaccature del collo e delle spalle, con un terribile dolore alle tempie. Thank you.
Padre, perdonali. Padre, padre, padre mio, Dio mio, loro non sanno, loro non sanno. Se sei figlio di Dio, perché non salvi te stesso? Dacci la prova che sei quello che dici di essere. Tu, che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce. Se lui è il Messia, scenda ora dalla croce e noi gli crederemo. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ascoltate, lui prega per voi. Noi ce lo meritiamo, Gesmas. Ma lui no. Io ho peccato e la mia punizione è giusta. Tu avresti ragione a condannarmi. Ti chiedo solo di ricordarti di me, Signore, quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ho sete. Carne della mia carne, cuore del mio cuore, figlio mio, lasciami morire con te. Donna, ecco tuo figlio. Figlio,
ecco tua madre. Non c'è più nessuno! Nessun Gesù! Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto è compiuto.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando ancora era buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Giunti al sepolcro, anche i discepoli si accorsero che non vi era nessun cadavere, ma solo le bende per terra e il sudario. Tutti si interrogavano su dove fosse finito il corpo di Cristo, ma nessuno di loro ancora aveva compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva resuscitare dai morti.